È finito 7-0 per i biancazzurri il test contro il Cugnoli, la formazione che milita nel campionato di prima categoria, girone C. Nel primo tempo a segno Crecco e Brosco per i biancazzurri nella ripresa, prima Daloia, poi tripletta di Tupte nel finale, il gol di Edoardo Vergani. Il tecnico Alberto Colombo ha avuto le sue indicazioni in vista del posticipo di lunedì prossimo, fischio d'inizio, ore 20:30 a Torre del Greco contro la Turris. Intanto oggi non erano presenti Crescenzi per un problema al piede e De Zogus per un affaticamento muscolare. Dicevamo a Torre del Greco tornerà dal primo minuto in difesa Milani, Kraaij e Mora certi di una maglia in mediana, ballottaggio già Boaloi per completare i tre di centrocampo, davanti altro ballottaggio, quello tra Vergani e Lescano con Cuppone certo di una maglia e Colai in vantaggio per completare il tridente offensivo. Prima della partita di Cugnoli abbiamo ascoltato il centrocampista Kraaij. Allora, Kraaij, c'è la Turris, un posticipo molto importante contro una squadra, lo dicono i numeri, che concede tanto, la peggior difesa del campionato. Cosa significa? Ma i numeri parlano chiaro, però noi dobbiamo concentrarci molto sulla nostra partita e lasciare stare, secondo me, i numeri. Dobbiamo preparare un po' come abbiamo fatto tutte le partite, con attenzione, e concentrandoci prima sulla settimana e poi alla partita. Cosa significa secondo te che affronterete la peggior difesa del campionato, però una squadra che sa segnare e sa costruire tanto in attacco? Beh, significa che dobbiamo stare molto attenti nella fase difensiva e sfruttare bene quella offensiva, perché comunque loro hanno giocatori davanti molto importanti che costruiscono delle belle azioni e bisogna stare molto attenti. Approfitto per chiederti quanto sei contento del tuo campionato fino ad ora in maglia biancazzurra. Ma ti posso dire, per il momento sono abbastanza soddisfatto del mio percorso fatto finora. Ovviamente sono molto critico con me stesso e penso e credo che avrò ancora tanto da dare. Un campionato, se non ricordo male, tu l'hai vinto in maglia rosanero a Palermo, una piazza caldissima. Ci sono gli ingredienti per il bis a Pescara, piazza altrettanto calda. Beh, mi hai tirato fuori un bel ricordo perché comunque a livello di piazza siamo più o meno agli stessi livelli. Ingredienti secondo me ci possono essere perché mi ricordo anche a Palermo avevamo un grandissimo gruppo e secondo me quello, ci ritengo ribadirlo, è un ingrediente che non può mancare. Un mese e mezzo fa mi avevi detto se il Pescara può andare in B, te lo ridico alla prossima intervista. Eccoci qua. Ti posticipo ancora nelle prossime perché, come ti ho detto anche nelle altre volte, è inutile fare programmi futuri, è meglio pensare alla Turris e poi vediamo Catanzaro. L'ultima cosa, hai pensato anche in futuro continuare in maglia biancazzurra? Ma sicuramente non mi dispiacerebbe perché comunque fino adesso mi sono trovato molto bene qua, però è ancora presto, siamo a novembre, i conti li facciamo a fine anno, dai.